la culla dei diritti umani, l'Europa, non riteneva che potessimo mettere piede sul territorio, sul suo territorio. Ed è una vergogna, è stata una vergogna notare questo atteggiamento. E nonostante il parere delle persone, tutta una serie di istituzioni mi hanno attaccata. Io mi sono ritrovata da sola con tutti i migranti, con un muro che veniva eretto in mezzo al mare da tutti i governi, anche se non si trattava di muri reali fisici. Il caso della Sea-Watch, ancora una volta, ha fatto notare che gli Stati membri non sono no, disposti ad affrontare i tempi moderni e non erano disposti a ridistribuire 53 persone che poi alla fine sono arrivate da sole a Lampedusa. Abbiamo visto che per 80 ore, anche nei giorni scorsi, vi è stata un'imbarcazione in difficoltà che poi è stata riportata in Libia. Le autorità sono state informate, ma anche questo caso sarà protetto dall'impunità. Invece ogni volta che un'ONG salva vite in mare, vi sono sempre delle indagini penali. Buongiorno, allora avete visto e ascoltato le parole di Carola Rackete e la standing ovation che c'è stata dopo in quell'aula. Oggi partiamo da qui perché vogliamo parlare in questa puntata di due temi. Da una parte ci sono i migranti e abbiamo approfittato appunto delle parole di Carola Rackete anche perché oggi dovrebbe arrivare una stretta sui rimpatri, il ministro Di Maio, il ministro Bonafede. Dovrebbero accorciare i tempi per, diciamo così, l'iter, il processo che prevede poi un rimpatrio. E l'altro grande tema che affronteremo tra poco, che è quello che riguarda l'ambiente, la tutela del nostro ambiente e ci porterà poi a parlare anche di rifiuti, della situazione di Roma e di come uscire da una situazione difficile che purtroppo oramai ciclicamente si ripete. Tra l'altro, oggi è una giornata particolare, ieri c'è stato un consiglio comunale abbastanza acceso, ci sarà una manifestazione in Campidoglio dove sarà presente anche Matteo Salvini. Insomma, situazione dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti che ancora una volta riguarda la capitale ed è drammatica. Cominciamo intanto a presentarvi gli ospiti che sono con noi oggi. Alfonso Pecoraro Scanio, buongiorno, Fondazione Univerde. Oggi è anche la Bentrovati. giornata degli alberi. Oggi è la giornata, una delle due giornate degli alberi nelle scuole che restituimmo nel 2000 con un decreto interministeriale. Io e il ministro delle istruzioni, ero ministro dell'agricoltura, il ministro dell'istruzione era Tullio De Mauro, e da anni quindi è la giornata che dedichiamo a piantare. Abbiamo ripristinato in realtà una cosa antica che c'era, perché proprio nel Novecento c'era questa attenzione alla giornata di San Francesco, che è oggi Oggi. patrono d'Italia, patrono degli animali, e nella giornata di San Benedetto, che è il 21 di marzo, è l'altra giornata che usiamo, patrono d'Europa e patrono dell'ambiente, quindi aveva un senso. Abbiamo restituito la giornata degli alberi nelle scuole e oggi uno degli eventi lo facciamo in una scuola di Roma, proprio col Comune di Roma, col ministro dell'istruzione attuale, perché dopo 20 anni rilanciamo. E abbiamo fatto in tutti questi 20 anni, è sempre durata. Il tema è quello di riuscire a capire che il tema grosso di piantare alberi nel mondo è uno dei temi famosi per togliere CO2, uno degli strumenti per togliere la CO2, cambiamento climatico e anche piantare alberi e bloccare la deforestazione. Quindi questo è lo sforzo. Quindi oggi è una delle due giornate. Poi abbiamo Andrea Venzon, presidente di Volt Europa. Buongiorno, ciao Andrea, ben Buongiorno. trovato, ben ritrovato.
Tu sei molto in Europa per l'appunto, sì, no? Sono molto in giro per l'Europa. In giro per l'Europa, sì. Con quello che è un grande movimento giovanile, sì. Si può dire così, visto che ultimamente si parla... L'età media è più bassa di quella di un partito tradizionale sicuramente, quindi però non è esclusivo. Non sedicenni. Che cosa ne pensi del voto ai sedicenni che oggi tutti vogliono dare? Ma guardi, secondo me da un punto di vista anagrafico può aver senso, perché appunto la popolazione invecchia molto, quindi cercare di controbilanciare con un voto ai più giovani. Io sinceramente a 16 anni capivo molto poco di politica, quindi è anche una questione di preparazione. Se le scuole danno un supporto, se c'è più attenzione nel curriculum scolastico su temi della politica, può essere una strada. Ad oggi bisogna essere molto, avere un po' di cautela, diciamo, perché a 16 anni uno magari ha anche altri pensieri che la politica. Mi stupisce. Roberto Arditti, buongiorno. Buongiorno. Ti stupisce perché mi ti stupisce? Molto molti ragazzi mi hanno risposto come Andrea in questi mi giorni. Mi stupisce molto perché, diciamo, intanto gli strumenti di cui disponiamo per raccogliere informazioni, a cominciare dalla nostra vita digitale di oggi, rendono i sedicenni di adesso molto diversi dai sedicenni di quando abbiamo fissato nella Costituzione italiana il voto a 18 anni. Ma mi sorprende perché io mi sarei aspettato una volontà, anzi semmai mi sarei aspettato una protesta quasi a dire bisognerebbe cominciare a votare prima. Cioè io credo in realtà che il mondo moderno nel quale viviamo consente a 16 anni di avere quel minimo di consapevolezze che consentono di votare. Non è che in quelli diciamo più grandi sono tutti ordinari di diritto costituzionale e di conseguenza si entra nella dimensione del voto col proprio bagaglio di conoscenze, di consapevolezze, di volontà, di idee che poi nella vita per fortuna cambiano, ci mancherebbe solo passare tutta la vita con le stesse idee, però io direi allarghiamo questa platea del voto. Secondo me c'è una mancanza soltanto nella scuola da quel punto di vista. Cioè, io sono ovviamente d'accordo anche a 14 anni se c'è un supporto da un punto di vista istituzionale. Perché no, ma la cosa io che mi ricordo... stupisce è che mi sarei aspettato che questo nostro lato del tavolo sì, di due fosse anziani più signori, no, perché io quasi me lo ricordo, conservatori me lo... e tu invece che dica non capite niente. Ma ieri al suo posto c'era un sedicenne, perché Andrea un po' più, sì. C'era Nuela, che è questo giovane ragazzino Andrea. E Nuela sostiene esattamente la stessa cosa, che non sono pronti a 16 anni, hanno bisogno di un pochino più di tempo. E a scuola, e anche Nuela citava l'elemento scuola. Non si parla di notizie, non c'è dibattito, quindi forse è molto povera la preparazione degli studenti. Poi se hai una famiglia che ti aiuta, se sei interessato naturalmente, ottimo. E poi come dice lei, non è che uno a 18 anni magari è preparatissimo. Neanche a 50. Neanche a 50. Ma il problema forse è porre il tema, delicato ovviamente, che forse per votare qualche elemento di educazione civica uno dovrebbe averlo. Qualcuno che va a votare, sapere cos'è almeno il Presidente della Repubblica, cos'è un Consiglio Comunale, forse sarebbe un dovere. Non so come il tema, ma forse un test piccolino, semplice, per dire puoi votare se almeno capisci che cosa stai andando a fare, inizierebbe a essere un tema di arricchimento della vera democrazia, che poi è democrazia come consapevolezza. Se tu vai a votare e non capisci nulla, probabilmente gli esiti possono essere complicati. Fatemi andare anche da Vincenzo Sofo, esponente della Lega in collegamento da Milano. Sofo, a questo buongiorno. Punto chiedo anche a lei, che insomma non ha 16 anni, ma è giovane, via, mettiamolo 30, ancora 32, su... 32, ecco, 32, un'opinione e poi torniamo bambino, però, partendo sempre da lei, sì, esatto, alle parole di Carola Rackete. Sì, no, per questa questione del voto ai 16 anni, non credo che il problema sia quello della preparazione, perché come è stato detto è il problema di mancanza diciamo di conoscenza, è un problema che non ha età ma è molto trasversale nelle generazioni. Il problema secondo me è un altro, se noi vogliamo risolvere le questioni diciamo negative della democrazia rappresentativa oggi, che noi oggi abbiamo sempre meno partecipazione al voto nella democrazia rappresentativa, quindi astensione, perché c'è sempre più disinteresse, e il problema dove sta? Che questo disinteresse in realtà è maggiore proprio nelle fasce giovanili della popolazione. Quindi se, come qualcuno più importante di me diceva, che la democrazia è partecipazione, innanzitutto credo che questo dibattito sia molto fuorviante sul voto dei sedicenni, perché il primo problema che noi abbiamo è proprio quello di coinvolgerli, i giovani e non solo, ma soprattutto i giovani, proprio nel reinteressarsi alla cosa pubblica e a tutto ciò che ruota attorno. Dopodiché si deve fare un discorso poi sul come
coinvolgerli anche da un punto di vista elettorale, ma abbiamo un problema alla base che è molto più importante, che è quello che dell'astensione a partire dai giovani e andando anche nelle altre classi generazionali proprio sul tema della democrazia rappresentativa. Ma se noi, diciamo, in Italia dovessimo fare delle modifiche da un punto di vista del sistema elettorale, non credo che il voto ai sedicenni sia la prima cosa da fare, anzi forse sarebbe l'ultima, perché in termini di rappresentatività dei risultati elettorali ci sarebbero tante altre cose da fare. Poi dopo ci torniamo. Ripartiamo dai migranti. Sofo, allora arriva questa stretta oggi, a quanto pare, le nuove misure, diciamo così, che per quanto riguarda i rimpatri si mira a passare dai 2 anni di attesa a 4 mesi, quindi sarebbe un'accelerazione importante. La domanda è: come mai non è stata fatta quando eravate voi al governo? Beh, questa è una domanda che potremmo porci su tanti soggetti, perché fino a quando c'è stata, diciamo, la Lega al governo sembrava che non si potesse fare nulla anche sul fronte economico, immagino che poi ci torneremo nel corso della trasmissione, mentre magicamente adesso che la Lega è stata sostituita col Partito Democratico invece pare che ci siano, diciamo, a parole almeno aperture su tante cose. Ora, al di là poi della scena, diciamo, molto da film al Parlamento europeo con Carola, col discorso di Carola e tutta la standing ovation, c'è una questione che si sta ponendo in tutti gli stati membri dell'Unione europea relativa all'immigrazione, all'impatto che ha l'immigrazione. Di Maio appunto ora è diventato, sembra insomma voler tracciare il solco di Salvini proponendo i rimpatri. In Francia Macron ha annunciato che per la sua seconda parte, diciamo, di mandato vuole puntare su una restrizione dell'immigrazione. Questo perché? Perché se noi per esempio prendiamo il caso, quello che è successo in Francia ieri, quindi gli accoltellamenti che ci sono stati, quelli non è stato detto, ma hanno un valore molto importante per capire le dinamiche delle conseguenze dell'immigrazione, perché sta molto interessante. Io frequento molto, molto spesso la Francia e proprio alcuni mesi fa persone che lavorano all'interno delle forze dell'ordine francesi mi spiegavano come un problema che stava emergendo adesso in Francia e che sarebbe scoppiato di lì a poco, anche se ancora se ne parlava poco, era proprio il fatto di come per esempio le seconde e terze generazioni, che non sono in realtà integrate purtroppo nella struttura sociale e culturale del paese e si stanno radicalizzando, perché la cosa interessante per esempio in Francia è che a radicalizzarsi, per affrontare poi il tema Islam e differenze culturali, sono innanzitutto le seconde e terze generazioni. Queste generazioni adesso iniziano a far parte anche della struttura dello Stato, a partire da esercito, forze dell'ordine, eccetera, eccetera. E quindi uno dei temi che si stanno ponendo in Francia, che stanno spaventando in realtà le istituzioni francesi stesse, è come possiamo gestire noi un multiculturalismo che ci arriva d'impatto, no? Viste questa immigrazione molto, molto massiva, una volta che noi ce la ritroviamo tra l'altro all'interno e quindi non possiamo neanche gestirla in termini di flussi migratori, perché una volta che gli si viene data per esempio la cittadinanza, vedasi dibattito sullo ius soli, poi non hai neanche quello strumento per porre un filtro. Quindi diventa tutto un tema molto... Non c'entra un tema nulla molto... con l'attentato ieri. C'entra. Si è convertito 18 mesi fa, ma non era... Esattamente, c'entra tantissimo perché? Proprio perché il fallimento del modello multiculturale al quale stiamo assistendo in Francia e per esempio anche in Germania, con la radicalizzazione di molti soggetti proprio perché sposano, diciamo, questa causa dello scontro di civiltà, ahimè, sta portando all'inizio di un problema che diventerà sempre più serio in Francia, all'interno del sistema francese, di ritrovarsi queste sacche di radicalizzazione all'interno delle stesse istituzioni, a partire dalle forze dell'ordine, dall'esercito e di tutto, però, diciamo, l'apparato anche... che invece dovrebbe garantire la sicurezza. Forse, insomma, sicuramente ci sarà una componente in questo senso, ma diciamo, farne di tutta un'erba un fascio mi sembra... No, assolutamente. Rispetto al problema delle migrazioni. Lungi da me dire che se tu sei un immigrato o anche se tu
sei un musulmano vuol dire che tu sia un terrorista. Non sto dicendo questo. Proprio quello. No, però io non sto dicendo questo. L'Europa. Io infatti ho fatto il discorso sul problema dell'integrazione dell'immigrazione massiva cosa, che scusate, porta la cosa una radicalizzazione. Che ha fatto la radicalizzazione è uno scontro proprio tra culture, ma è evidente perché. Aspetta, un attimo, la riflessione però era anche su questo e chiedo ad Andrea che poi quell'aula, diciamo così, la frequenta, no? Sentire Carola Rackete che dice voi tutti, non l'Italia, tutti, dove eravate mentre noi siamo stati per giorni in mare a chiedere aiuto e quelli poi alzarsi e applaudire, quindi applaudire di fatto una persona che gli aveva appena, tra virgolette, rimproverato, è stato abbastanza surreale. Certo, sì, quello che ovviamente i parlamentari europei direbbero è che il Parlamento europeo era molto più disposto o cercava comunque di mandare messaggi positivi, mentre i governi nazionali erano molto più chiusi o meno aperti all'accoglienza. La verità è che è vero, cioè la verità è che tutta Europa ha fatto continua a fare delle figuracce tremende, perché sarà una pagina molto buia della nostra storia tra 50 anni quando la riguarderemo, perché comunque il fatto che la gente continui a morire in mare, il fatto che si strumentalizzino 53 persone su una barca, quando appunto i problemi nel nostro paese sono molti altri, li possiamo leggere sui giornali tutti i giorni, è pura propaganda e ha comportato il fatto che tutta un'esperienza di governo è stata focalizzata su queste cose molto tristi dal mio punto di vista, cioè 53 persone, poi come dice il gentile Sofo, magari alcuni vanno rimpatriati, magari alcuni non sono soggetti che devono rimanere, questo è chiaro, però non è giusto lasciarli settimane in mare a patire con bambini, donne, ma anche se fossero giovani in buona forma. Poi però si sono alzati, hanno applaudito. E poi hanno applaudito perché adesso ovviamente uno cerca anche di, diciamo, mettersi alla parte del giusto. Però io sono assolutamente critico a come l'Europa, da come l'Italia, come tutti i paesi abbiano gestito questa situazione. Però, io però volevo segnalarvi... Un attimo, sentiamo anche gli altri. Siamo attenti a dire che il tema dell'immigrazione riguarda quei 53. Perché se noi la mettiamo sul fatto che il tema sono quei 53 di cui tu ora parlavi e cui faceva riferimento anche la Rackete nel suo intervento, è un altro modo di strumentalizzare questa storia. La vicenda riguarda milioni e milioni di persone. Guardi, secondo me anche una sola vita è importante. Molto bene. È come le donne, se c'è una persona che viene discriminata non è che conta meno perché è una. Questo è bellissimo, nobilissimo, è accettata la nobiltà assoluta di questa dichiarazione, il problema un secondo dopo si ripropone identico a come stava un secondo prima. Tant'è vero che persino Papa Francesco, non esattamente un papa di destra, se vogliamo proprio dirla tutta, in diverse sue uscite pubbliche ha detto accoglienza nei limiti entro i quali possiamo poi dare una speranza e un'opportunità a questa persona. Io lo dico solo perché tutti quanti, soprattutto noi che siamo qua, ne parliamo davanti alle telecamere, tutti quelli che hanno ruoli, compresa Carola, abbiamo il dovere di maneggiare queste questioni considerandole per le loro dimensioni reali, perché sennò è tutto facile dire siamo stati cattivi con quei 53, siamo 500 milioni di mostri in Europa e come ci permettiamo noi che siamo 500 milioni di non accogliere 50 persone? Allora, perché messa così sembriamo tutti... Sfondo una porta aperta, perché io ho costruito un partito europeo proprio per il fatto che finché non si riforma il Trattato di Dublino e come l'Europa funziona... Continuerà per sempre questa situazione, quindi assolutamente d'accordo che l'accoglienza va sistemata. Questo non vuol dire strumentalizzare 53 persone, o una. Vorrei mettere due cose ben chiare sul tavolo. Allora, noi secondo me dobbiamo distinguere, guardate, sulla propaganda che si sta facendo, che è una cosa, perché la parte di immigrazione che arriva via mare è una piccolissima parte dei migranti che arrivano in Europa, e quindi è vero che è stata fatta una strumentalizzazione. C'è un tema di come si fa l'integrazione, che è il tema che poneva il rappresentante della Lega, che è un tema serio, importante, che gli Stati Uniti hanno affrontato ben prima che ci fosse il problema in Europa e che però in ogni caso i paesi cercano di affrontare perché l'immigrazione esiste ed è essenziale, tra l'altro, all'attività anche economica. Io vorrei sempre ricordare che in Italia senza migranti una serie di attività
economiche, soprattutto nel nord dell'Italia, si bloccherebbero definitivamente. Naturalmente quindi, ci servono ingegneri e non spacciatori di droga, ma gli spacciatori di droga siano italiani o tunisini, sono spacciatori. Punto. Diciamo che alcuni si applicano con successo. Le attività che vivono grazie ai migranti, vivono grazie ai mungitori che fanno andare avanti le nostre stalle, vivono grazie alle persone che stanno nelle campagne. Cioè gran parte di attività di questo paese e di molti paesi europei deriva da questo. Okay. Quindi, primo, rispetto per quelli che lavorano, punto. Secondo, attività dura contro i criminali, certamente, corretto. Io vorrei vedere il rimpatrio di alcuni criminali. Certo. Peccato che in un anno e mezzo di governo che bloccava i migranti non è stato rimpatriato nemmeno un criminale. Criminali sto parlando. Terza cosa, quello che manca drammaticamente dell'Europa è la vera azione di gestione del grande tema della migrazione, soprattutto climatica, in Africa. Io sono stato personalmente, quando ero ministro dell'Ambiente, per un evento di cooperazione internazionale in Mali, a vedere l'ottima attività, allora era un'ottima attività, della cooperazione internazionale, per cui aiutando a realizzare le risaie vicino Timbuktu si era bloccata la desertificazione ed erano state salvate alcune centinaia di famiglie, perché il costo di un solo intervento di rimpatrio, il costo economico, vale come mantenere un villaggio per 10 anni in un paese africano. Cioè se noi investissimo, noi abbiamo una totale carenza di qualunque azione dell'Unione Europea, che è un grande colosso, che non fa assolutamente, fa pochissimo, fa nulla. Dire che non fa niente non è vero. No, fa pochissimo. Rispetto agli interventi da fare in Africa, continua ad esserci una politica un po' neocoloniale da parte di alcuni paesi, non il nostro, che non la fa proprio, e non riusciamo ad avere una strategia. L'unica cosa che fa... Poi ci sarebbero anche le classi dirigenti africane di cui un giorno bisognerà parlare. Quello è un problema. Bisognerà parlarne molto seriamente. Però è un problema di connessione, perché l'Unione Europea ha spesso sostenuto classi dirigenti corrotte che garantivano altre operazioni. Poi non è che in Italia si è messi benissimo a quel punto. No, però comunque le classi dirigenti africane hanno fatto cose veramente tragiche. Però questo problema c'è, però. Se noi non abbiamo una strategia, è chiaro che con la desertificazione che avanza, persone che scappano dalla fame e dalla disperazione, se tu non hai una strategia... Non si risolverà niente. Devo andare in pubblicità, poi riprendiamo, promesso. L'IPCC dice che c'è sì. Allora, continuiamo a parlare di immigrazione e lo facciamo con un reportage tutto nostro che vi facciamo vedere di Raniero Altavilla, che è andato sulla rotta balcanica, e sulla rotta balcanica esiste quello che viene chiamato il game, si tenta il game, vedete, guardate perché. Croazia, Italia. E dopo Italia, after Italy, where do you go? After Germany. Germany? Yeah. You have parents, friends? France, Germany, Belgium. Scarpe e zaini nuovi appena comprati, provviste, il cammino è lungo, sono carichi di speranza per quello che definiscono il game, più che un gioco, è una crudeltà. La rotta balcanica parte dalla Bosnia. La città di Bihać è uno snodo principale da quando l'Ungheria ha chiuso i muri, le porte dell'Europa si aprono da qui. 30.000 abitanti, 3.000 i migranti sparsi in 5 campi di accoglienza, altri in giro non registrati, non si ha idea di quanti siano. A Bihać c'è il più grande campo della Bosnia e di tutta l'area balcanica, si chiama Bira. 1.500 posti, un'ex fabbrica di elettrodomestici fallita dopo la guerra, è gestito dalla IOM, un'organizzazione internazionale pagata dall'Unione Europea. C'è stato negato l'accesso, i rifugiati lo descrivono come una prigione. Non ci sono attività di psicoterapia, didattica, non c'è prospettiva. All'interno operatori e volontari del servizio civile fanno il possibile, gli ospiti passano le giornate a letto, quando escono e vanno in città la polizia li rimanda al campo, la popolazione di Bihać non li vuole, più di qualcuno ha tentato il suicidio. Da giugno di quest'anno il comune ha confinato i migranti lontano dalla città, una zona di montagna al confine con la Croazia, dove non li vede nessuno, è Vučak. Ospita più o meno 700 persone, è un'ex discarica
E qui sotto di noi ci sono rifiuti tossici. Sì, sono rifiuti tossici. Inizialmente non c'era nulla, cioè non c'era né l'acqua né i bagni. Queste tende ce n'erano veramente pochissime, non c'erano materassi, non c'erano tavoli, non c'era nulla. Per 2 mesi è stato così. Le condizioni di vita di queste persone sono più o meno come quelle che sono a Caleo, ma anche a Moira, in Grecia o in questi campi qui. Questa era un'ex discarica. Si pensava poi di costruirci un canile, perché la zona di Biaccia è piena di cani randaggi. Però non era un posto adatto per costruirci un canile, quindi poi dopo hanno deciso di mandarci appunto le persone. E tentano il game, per arrivare al confine sono circa 4-5 ore, partono da qui, infatti molti preferiscono stare in questo campo, nonostante le dinamiche di questo campo, le condizioni di questo campo siano a livelli miseri, piuttosto che stare in un campo come il Bira, che in città, ma in città non possono andare perché comunque la polizia li rimanda indietro. Tentano il game per disperazione, se arrivi in Europa hai vinto, se ti respinge la polizia hai perso. Ci si prepara in questo sottoscala, gestito da cinesi. Sono qui da 15 giorni, ho provato 2 volte il game, ma ho fallito. Ci proverò ancora. Croazia e Slovenia respingono con la forza, 2 paesi della UE che non accolgono le immagini. I rifugiati rintracciati dalla polizia slovena vengono fotosegnalati alle frontiere, consegnati ai croati che poi li rimandano in Bosnia. L'Europa resta in silenzio. La polizia croata mi ha tolto tutto, persino le scarpe. Mi ha rotto il cellulare e mi ha percosso. Ho visto ragazzi come me tornare indietro con braccia e gambe rotte. La rotta balcanica passa nei boschi fitti delle montagne tra Croazia e Slovenia, il cammino di notte, percorsi impervi, il fiume Kupa divide il confine, acque fredde, correnti forti che hanno già fatto vittime con il buio. Lungo le rive la Slovenia ha costruito barriere per circa 170 chilometri, gran parte come questa, col filo spinato e telecamere. Alcuni distretti di montagna hanno iniziato i lavori per nuovi muri antimigranti. L'obiettivo è ostacolare quanto più i passaggi. Al tempo della guerra dell'ex Jugoslavia, questi comuni, oggi zone di segherie, seconde case, tutto deserto, erano simbolo di accoglienza per soldati serbi e croati. I rifugiati scappano dalla guerra, qui non vogliono più saperne. 15 giorni di cammino, l'Italia, c'è Trieste, frontiera vulnerabile. L'esperimento del doppio pattugliamento con la Slovenia è finito il 30 settembre. Una 30ina di ragazzi, afghani e pakistani, hanno fatto il game, l'Europa sembra vicina. I am happy Italian. Sono felice di essere in Italia. Abbiamo camminato dalla Bosnia, Croazia e Slovenia. Finalmente siamo arrivati. It's very strong. Abbiamo incontrato molta polizia, ci hanno fermato 4 volte, ma noi ancora ci proviamo. Sono appena usciti dai boschi del Carso, diretti in città, li ferma una volante della polizia, game over. Allora, Pecoraro, quando Raniero Altavilla, mentre era lì, girava, mi raccontava di questo game, io sono rimasta abbastanza, insomma, ne vediamo tante, no? Però che ancora oggi, nel 2019, si debba parlare di vita come un game, un tentativo di game, un game over se ti va male, se ce la fai invece arrivi, persone messe in spazi, deputati per canili, e uno di queste persone, lo abbiamo sentito, dice l'Europa, nel silenzio dell'Europa ancora una volta, no? Ma di che stiamo parlando noi da mesi, da anni, in tutte le nostre campagne elettorali, di chi vuole l'Europa in un modo o in un altro? È scioccante vedere immagini di questo tipo, ma è scioccante pensare che una realtà ricca, perché l'Europa è una comunità ricca, l'Unione Europea non è un posto disperato, è un posto ricco con problemi sicuramente, non riesca ad avere una gestione di un fenomeno che, ripeto, è difficile, che va affrontato alla fonte, cioè i grandi operatori. Prima parlavo dell'Africa, qua abbiamo visto un altro tipo di emergenza che arriva dall'Asia in questo caso, ma in Africa l'unico grande player internazionale che sta lavorando è la Cina, che lo fa con land grabbing, cioè comprandosi, prendendo terreni, prendendo miniere, e noi non riusciamo ad avere un'attività adeguata. Io ho sottoscritto tra i tanti l'iniziativa dei 10.000 orti in Africa fatti da Carlo Petrini, per esempio, che era un'operazione con cui sono state salvate centinaia di migliaia di persone lì. In questo caso noi dobbiamo avere una politica di gestione dei flussi migratori, cioè
Allora, tu hai un modo legale per arrivare in Europa? Che poi vogliono andare molti in Germania, no? Poi vogliono andare in Germania, infatti. La Germania in realtà ha un problema, anche la Germania, perché la Germania da una parte ha interesse ad avere migrazione, tra l'altro, come diceva lui prima, con anche formazione, perché poi a volte, per esempio, loro dalla Siria, da altri paesi, arrivano persone che sono laureate, che sono ingegneri, non è che arrivano... Cioè, la percentuale di criminali sicuramente c'è, come in tutte le vicende umane, quindi tu devi saper distinguere. Però se non hai una gestione dei flussi, cioè se non esiste nessuna procedura, tipo, non so, gli Stati Uniti facevano la lotteria, che magari è una cosa sbagliata, però ti dà un minimo di possibilità di poter accedere in un modo, tra virgolette, legale. Noi dobbiamo assolutamente... Io credo, so che la nuova commissione vuole fare un commissario specifico alla gestione del grande tema della migrazione, è chiaro che c'è la necessità... L'ha chiamato per lo stile di vita europeo, no, quello è un altro, nome per, molto per infelice. Fortuna... Un nome molto infelice. Che non aveva, è stato criticato, però io sono d'accordo che però gli migranti debbano, come dire, essere, avere... Come dire, le imparare basi, la lingua, cioè tu gli devi dare delle coordinate, perché sennò effettivamente ha ragione l'amico della Lega, esistono situazioni che poi sennò degenerano. Anche se a proposito del evento di prima, io voglio ricordare che i temi di terrorismo, di problemi gravi, l'Europa l'ha avuta anche quando non c'erano i migranti. Tutta la stagione del terrorismo, di gente che impazziva, sparava, eccetera, c'è stato, non c'è bisogno di essere... Sì, poi arrivo da solo, perché questo tentare il game è abbastanza... Io ho solo questa grande preoccupazione. Che se noi non troviamo un equilibrio su questo tema, e un equilibrio deve tenere insieme un po' di solidarietà e di accoglienza, che fa parte dei doveri politici, civili, di una grande comunità civile. E accanto a questo però tenere conto anche delle volontà popolari, delle preoccupazioni di un continente che invecchia. Sai perché lo dico questo? Perché se noi non facciamo grande attenzione su questo punto, si farà avanti in tutta Europa una generazione futura, ma vicina, di capi politici alla testa di movimenti al confronto dei quali gli attuali governanti di destra ci sembreranno dei pallidi moderati. Noi non possiamo scherzare su questo punto. Questo è bello. Perché è un attimo trasformare tutta questa in una guerra senza quartiere. E siccome l'Europa è, sì, ricca, ha ragione Alfonso, però è un continente invecchiato, con un grave problema di reddito disponibile per le sue classi piccola e media, che è stata sottoposta a una devastazione. Poi c'è la percezione dell'insicurezza che è maggiore della quindi realtà. Quindi facciamo molta attenzione prima che nasca in Europa una nuova generazione di capi politici che dice cose che neanche adesso nessuno, neanche i più estremi, osano pronunciare. Aggiungo solo una cosa, e poi lascio parlare sulla frase, secondo me, chiave che è stata detta in servizio, è che l'Europa resta in silenzio. Esatto. Perché appunto la Bosnia almeno non è Unione Europea, ma la Croazia lo è. E se la polizia croata rompe le braccia ai migranti, forse dovremmo davvero guardarci un po' negli occhi e dire: ma cosa sta succedendo? Sofo, che impressione le ha fatto questo servizio? Ma allora, che l'immigrazione, questa immigrazione sia un dramma, credo che sia un dato di fatto incontestabile. È un dramma che colpisce due tipologie di vittime. La prima vittima è il migrante. La seconda vittima è però una fascia della popolazione del paese che ospita. Mi spiego, perché sono state dette sia da Pecoraro Scanio sia da Arditti comunque delle cose anche giuste e condivisibili. Il punto è che uno Stato nazionale esiste ovviamente non per occuparsi dei problemi di tutto il mondo, ma per gestire il territorio che appunto è deputato a gestire. L'Europa non vive, sappiamo oggi, in una condizione di prosperità. Io sono d'accordo con Arditti quando si dice che alla base ci deve essere ovviamente un principio di solidarietà, fa parte tra l'altro della nostra cultura. Però c'è un problema, che appunto questa solidarietà deve essere collegata al principio di realtà,
che una cosa fondamentale che si sta perdendo nel dibattito dell'immigrazione, che sta diventando totalmente ideologico. La realtà cosa vuol dire? La realtà vuol dire che in tutta Europa sta aumentando la povertà, sta aumentando la distinzione tra la parte più alta e diciamo più ricca della popolazione a quella più povera. Significa che la fascia media sta piano piano scomparendo e stanno aumentando i poveri. Aggiungo solo una cosa, lei ha detto sta diventando ideologica, possiamo dire però che se è diventata ideologica anche perché non si è parlato altro che di porti chiusi o porti aperti e non siamo andati oltre di un centimetro. E aggiungo una cosa, in 14 mesi di governo non c'è stata alcuna negoziazione per cercare di risolvere i problemi dell'Europa. Sto cercando di fare un ragionamento più generale proprio perché sono il primo a pensare che sia un problema da affrontare in modo ancora più profondo e che tutte le forze politiche debbano cercare di affrontare la questione adesso in modo strutturale. Prendiamo il caso dell'Italia. L'Italia oggi ha 5 milioni più o meno malcontati di immigrati regolari. In confronto a questi 5 milioni di immigrati regolari, cosa abbiamo? Abbiamo 5 milioni di italiani residenti all'estero. Cosa vuol dire? Che noi abbiamo 5 milioni di italiani che se ne sono andati via dall'Italia perché non c'erano abbastanza opportunità e quindi non trovavano lavoro, per esempio non riuscivano a costruirsi una vita, e a fronte di questi 5 milioni ne sono arrivati altri 5 milioni. Logica vuole che se queste opportunità non c'erano per quelli che se ne sono andate, che non siano spuntate magicamente. Le persone che arrivano però, non sono gli stessi che i giovani italiani vogliono prendere. Ascolta, perché nessuno... tu parli tranquillamente, non no, ma la non gente è che educato, fa il capo, la gente, nessun giovane italiano va a lavorare nei campi di pomodori, e poi replichi, dai, e sennò poi non ci sarebbe caporale. Come meglio ti pare, però intelligenza vuole che tu prima ascolti con dedizione i ragionamenti degli altri e poi fai tutte con le dedizione. Con dedizione però le concedo che le lascio magari attenzione. Era una provocazione, era provocazione. Però cerchiamo di fare interventi più stringenti, siccome insomma bisogna anche replicare a tutti. Ora noi abbiamo malcontati 5 milioni di poveri e in questi 5 milioni di poveri ci sono malcontati 1,5 milioni di immigrati. Questo cosa vuol dire? Che secondo il principio di realtà va bene accogliere, ma tu puoi accogliere se hai le condizioni, perché se tu non hai le condizioni cosa fai? Aumenti le sacche di povertà e crei uno scontro tra poveri. Crea le difficoltà di cui parlavo prima. È questo qua il tema centrale legato all'immigrazione. Però non è che si è risolto tanto, si è lavorato appunto tanto, come diceva anche lei, su questo, prego. E poi... questa cosa dei 5 milioni e 5 milioni mi ricorda la quota 100 che le persone avevano in pensione. I giovani venivano assunti, ma non funziona così il mondo. Quota 100 è attiva e c'è il 27% di disoccupazione giovanile. 5 milioni di italiani che vanno all'estero, non vanno in Inghilterra a cogliere pomodori, vanno in Inghilterra a trovare dei lavori magari nell'industria, nella finanza, così che non ci sono in Italia o anche nel terzo settore. Le persone che arrivano da noi vengono magari dall'est Europa per fare le badanti, le colf, aiutare gli anziani, quindi è proprio un mercato del lavoro diverso, quindi non illudiamoci. Io sono d'accordo che situazioni difficili economicamente... Poi possiamo anche dire un'altra cosa su questi famosi giovani che vanno all'estero, Andrea. Magari uno ci vuole anche andare perché è giusto ed è fisiologico che un ragazzo voglia andare altrove e girare il mondo. Io dico sempre che il vero problema è che quando il governo diceva aiutiamoli a casa loro, la verità è che bisogna aiutare a casa loro gli italiani. Perché io come giovane devo poter scegliere se andare all'estero o no, non essere costretto. Per molti ragazzi del sud, questo va detto, non è una scelta. Anche... soprattutto mi verrebbe da dire laureati, la scelta non c'è. Non c'è una scelta. Nel senso che l'unica scelta che hai a disposizione è andartene. Andartene. E molti di quelli che se ne sono andati dalle nostre regioni del sud, se avessero incontrato sul loro cammino una opportunità decente dalle loro parti, probabilmente sarebbero rimasti. Assolutamente. Questo diciamo. Però non a raccogliere i pomodori. E soprattutto, Venzon, c'è un altro problema che non è. Tu stai facendo un esempio molto rischioso quando parli di raccolta di pomodori. Perché se tu vai, per esempio, nelle campagne del sud Italia, non è che stiamo parlando di opportunità diverse. Perché raccogliere i pomodori sotto il sole a 2 euro all'ora non è un'opportunità. E questo è il problema. Il problema è che l'immigrazione che arriva.
arriva serve a creare questo tipo di mercato del lavoro, ma mi dispiace, io mi rifiuto che un tipo di lavoro, un mercato di lavoro da 2 euro all'ora per raccogliere i pomodori sotto il sole, obbligando gente che non è lavoro, appunto è obbligata, certo, ma lo sapevo, ma le condizioni di povertà di necessità, io mi rifiuto che venga accettato questo mercato del lavoro. Lo sappiamo tutti, ma allora non diciamo che quei lavori sono lavori per italiani, perché non è vero. Molta in realtà stiamo prendendo in giro. E la differenza dove sta? Che se l'italiano chiede un minimo di condizioni per poter lavorare, l'immigrato che si è fatto appunto tutto quel percorso che avete raccontato, quel minimo di condizioni non le chiede, la legge dovrebbe intervenire. Comunque chi li sfrutta sono italiani che sfruttano questi migranti, non allora, è che sono persone che vengono perché, da altri posti. Quindi, perché, scusate, non il problema di, ci sono italiani e italiani. Massa, non dico che sia certo dell'Africa, è evidente che ci sia anche i paesi occidentali che abbiano una grossa responsabilità, ma non la popolazione italiana, insomma chi fa profitto, ecco. Allora, oggi Avvenire ha una prima pagina che immagino farà molto parlare, perché intanto è uno scoop, è la trattativa segreta, le foto esclusive del summit al CARA di Mineo con uno dei più feroci sfruttatori dei migranti. Un incontro tra il trafficante di uomini Bija e 007 italiani in Sicilia nel maggio del 2017. È il boss libico nel mirino dell'ONU, ancora fra i capi della Guardia Costiera. E mostra anche le foto di questo incontro, stiamo parlando dell'11 maggio 2017, l'Italia sta negoziando con le autorità libiche il blocco delle partenze di profughi e migranti, oggi sappiamo, scrive nello scavo, che quel giorno, senza lasciare traccia nei registri di ingresso alla riunione, partecipò anche al Milad il famigerato Bija. Numerose immagini ottenute da Avvenire attraverso una fonte ufficiale, insomma, Arditti. Anche non mi qui sembra una riunione clandestina, però. No, non è clandestina, però durante la riunione che appunto Avvenire documenta, Bija ascolta senza mai proferire parola, la domanda dei suoi connazionali è una sola: quanto paga il governo italiano per ospitare i migranti? Beh certo, allora sono contento che solleviamo questo punto. Poi ci stupiamo noi. Perché, no, infatti, però come vedi, alla fine di tutti i discorsi di grande nobiltà si viene a dire una domanda: quanto paga? Il che però significa che da un lato c'è un gigantesco tema di accoglienza, ma dall'altro, e il quanto paga ne è la sintesi perfetta, tutti gli attori di questa partita, compresi quelli che agevolano questi flussi migratori, che sono spinti da cause da molti punti di vista comprensibili, ma tutti coloro i quali si trovano in mezzo a questa filiera lo fanno per un ritorno personale. Cioè non è che tra, diciamo così, l'isola di Lampedusa il trafficante sicuramente lo fa per interesse. Allora vediamo però che questa storia è il caso di vederla tutta insieme e di capire che gli interlocutori o i soggetti operativi di questa operazione sono soggetti che lo fanno non con lo spirito della meravigliosa italiana che era nel campo in Bosnia. Chi pensa che i trafficanti lo facciano per buon spirito? Cioè, ovvio, i trafficanti sono trafficanti. Di conseguenza, ogni attività ispirata a nobilissimi principi di accoglienza, che però di fatto accoglie quel traffico su quel percorso, aiuta questi signori, perché va incontro ai loro interessi economici, che sono lì in mezzo per guadagnare dei soldi. Il problema è che questi signori sedevano al tavolo del CARA di Mineo con altri esperti. Cioè, no, è un problema enorme dal punto di vista. Io voglio dire al tavolo con dei trafficanti, è difficile farla facile questa storia. Non si può farla facile. È una maledetta. Ma infatti io direi che chi la fa facile, però, non sono quelli che dicono magari quei 50 cristi salviamoli dal mare, ma sono quelli che dicono chiudiamo i porti, perché per chiudere i porti in realtà tu paghi loro. Ma comunque, secondo me, su questa materia è evidente che l'assenza di un'azione dello Stato, anzi degli Stati, perché se tu avessi una guardia costiera anche europea che è deputata al salvataggio, un sistema di verifica e controllo di chi ha diritto e non diritto, magari effettuato direttamente su delle grandi navi in modo che siano, come dire, dei checkpoint seri, efficaci, che sono in grado di gestire, tu hai bisogno però di un investimento serio dell'Unione Europea che dica lo fa lo Stato
o meglio, lo fa l'istituzione questo, e sradichi il meccanismo dei trafficanti e cerchi di, come dire, veramente arrestarli e processarli con, come dire, quasi come un processo di Norimberga, perché questa gente, essendo dei criminali veri, vanno processati come criminali questi trafficanti. Infatti un grosso limite dell'Unione Europea che per alcuni anni non ha più finanziato le missioni del Mediterraneo, l'operazione Sofia... Che c'è dell'ipocrisia, no? No, c'è un'ipocrisia molto forte, perché lì, se davvero vuoi gestire i flussi, serve una presenza forte, cioè serve un investimento. Hanno lasciato l'Italia, una volta la Grecia, una volta la Spagna, in condizione di essere la frontiera che deve gestirsi l'emergenza. Possiamo dire che probabilmente c'è una mancanza di visione da parte dell'Unione Europea su che cosa debba essere l'Unione Europea, probabilmente. Ecco. Mettiamola così, andiamo in pubblicità, poi voltiamo pagina. Ama è e resta pubblica. Ama non fallirà e non verrà privatizzata. È evidente che dopo le ultime dimissioni dell'ultimo CDA, la risposta dell'amministrazione è stata immediata. Ho scelto e designato Stefano Zaghis come amministratore unico dell'azienda e ho già chiesto al dottor Zaghis, come primo atto del suo mandato, di ripulire la città insieme ai lavoratori di Ama, anche riallacciando tutti quei rapporti sindacali che dopo le dimissioni dell'ultimo CDA si sono interrotti. Perché questo è quello che deve fare l'azienda, ripulire la città e ripulire i bilanci. Rappresentiamo i lavoratori, non rappresentiamo né politici e né nessuno. Allora, ieri avete visto un momento del Consiglio Comunale, insomma, un po' acceso, avete sentito le parole di Virginia Raggi sulla situazione che si è determinata purtroppo ancora una volta nella capitale per quanto riguarda l'emergenza rifiuti. Oggi su Repubblica c'è il ministro Costa che dice, il titolo è Costa scarica la Raggi, mai lasciata sola. Qualche giorno fa Virginia Raggi ha detto appunto sono stata lasciata sola. Oggi ci sarà in Campidoglio una mobilitazione, un sit-in della Lega, dove pare ci sia anche alle 11 Matteo Salvini. Con noi c'è Pietro Calabrese, assessore ai trasporti dei 5 Stelle, buongiorno, al Comune di Roma, però diciamolo, segue molto la parte, anche questa parte, noi ci siamo già incontrati un'altra volta, perché se no uno dice perché l'assessore ai trasporti e non diciamo così un altro assessore competente. Allora, che succede per l'ennesima volta? Perché siamo un po' stanchi, no? Diciamo, lo dico da romana, di vedere che ciclicamente c'è un'emergenza rifiuti. Beh, partiamo comunque da quello che è successo in settimana, quindi no, l'ennesima situazione sul Consiglio di amministrazione. Noi abbiamo dei direttori dei vari dipartimenti, in questo caso ragioneria, insomma, che sui nostri provvedimenti ci vengono a contare anche le virgole. E noi siamo fieri di avere amministratori che finalmente in una città come Roma, dove in passato no, c'è stata comunque un'allegria sui conti, no, ci sia un'attenzione molto particolare. Questa attenzione c'è anche sulle nostre partecipate, quindi quando c'è un bilancio che presenta in questo caso 18 milioni, dove le fatture dietro non hanno una corrispondenza rispetto a cosa effettivamente è stato effettuato, è chiaro che i nostri amministratori non sono propensi a firmare. Voi dovete pensare che ad esempio 2 anni fa sulla questione ATAC non sono stati riconosciuti 100 milioni perché venivano da fatture forfettarie che Roma Capitale pagava in passato. 100 milioni sono 50 asili nido, sono soldi dei cittadini. Quindi con noi questa storia è finita, la politica supporta questo tipo di come dire, insomma, dirigenti che non fanno sconti a nessuno, questa è la premessa. Siamo anche un po' stanchi di inseguire consigli di amministrazione che non vogliono comprendere questa cosa molto semplice, che va però separata dalla questione dei rifiuti. Io ho avuto modo di intervenire anche in altre trasmissioni, qui c'è un ex amministratore, insomma, che ha più competenza di me.
ricorderà l'emergenza di Milano, quella sì che era l'emergenza, insomma, metà anni 90. Ci hanno messo una decina d'anni, no? Hanno scelto la politica degli inceneritori. Noi stiamo andando verso un altro tipo di politica. Siamo stanchi di pagare dalle 150 alle 200 tonnellate per lo smaltimento a tonnellata. Noi vogliamo attivare una politica molto semplice per cui dal riciclo della materia recuperata si viene pagati. Questo succede, comincia a succedere in tutte le città che hanno fatto la conversione, si chiamano politiche green. Sì, però, è evidente che c'è qualcosa in questo territorio che non è d'accordo con questa politica, e quindi da qui poi vediamo, insomma, che per quanto riguarda l'impiantistica, anche e soprattutto dopo la chiusura della discarica di Mala Grotta, non è stato fatto nulla. Noi abbiamo comunque un'impiantistica nella regione, non stiamo dicendo noi, è certificato dalla regione stessa, che è sottodimensionata per quanto riguarda lo smaltimento, e comunque dovrebbe essere abbastanza tarata per quello che riguarda il trattamento, ma anche sul trattamento, visto che stanno andando ciclicamente tutti gli impianti in manutenzione, è chiaro che la regione è intervenuta su richiesta della Raggi perché c'è un problema. E il problema ovviamente si è acuito nel momento in cui ci hanno incendiato, insomma, l'impianto del Salario. Ora che succede Lì però bisognava intervenire subito con dei provvedimenti strutturali, perché quando vengono a mancare degli impianti non si può andare avanti con regime in proroga. Bisogna intervenire e mettere in sicurezza una città. È quello che abbiamo chiesto fin dall'inizio, e non lo può fare un sindaco, perché un sindaco non ha competenza per ordinare a un impianto privato di un'altra provincia, tra l'altro, di recepire i propri rifiuti. Quindi è molto semplice. Noi ciclicamente vediamo che i rifiuti rimangono a terra perché i camion non sanno dove portarli. Però lei, mi scusi, lei ha detto, ci ha illustrato, diciamo così, un percorso che ha fatto sì che poi sono stati cambiati con questa frequenza, mettiamola così, gli amministratori di Ama, no? Ma io mi domando, ci sarà anche un fattore legato a una competenza quando si sceglie un manager e quindi, no, si cerca di avere quella visione che va oltre e per la quale ci vogliono diversi anni, questo è indubbio, per cambiare la situazione, perché adesso voi avete scelto un altro dirigente che si chiama, scusi, Stefano Zaghis. Zaghis, ecco, però Zaghis, che intanto era l'ex portavoce di De Vito, sì, non ha una competenza specifica in questo. Economista, esperienze varie in società di gestione di fondi immobiliari, nessuna in settori ambientali, è stato iscritto ai 5 Stelle tra il 2012 e il 2013, ha ricoperto, va bene, il ruolo di portavoce di Marcello De Vito. In bocca al lupo e buon lavoro, però senza nessuna esperienze amministrative, quello che stavo dicendo prima. No, in esperienze amministrative, poi è chiaro, sì, amministrative, no, per società, capire se chiunque può fare qualunque ha gestito cosa società in questo paese come amministratore, quindi ha esperienza amministrativa. Il cambio è stato necessario, ovviamente, dopo aver perseguito delle politiche dove i dirigenti sono stati scelti tramite delle call pubbliche. E abbiamo avuto anche l'esempio in ATAC, avevamo scelto il migliore, sembrava, in Italia, che dopo qualche mese è andato via. Abbiamo dovuto, no, fare un ragionamento per cui oggi mettiamo dei profili che siano un po' più politici, perché evidentemente ci servono persone che comprendano quello che dicevo prima, nel senso, i conti devono essere in ordine, i bilanci devono essere veritieri e corretti. Come viene, come viene gestita l'emergenza sanitaria? L'ASL è stata interpellata, escluso che ci sia qualsiasi tipo di emergenza. Però i presidi, per esempio, nelle scuole dove oggi Pecoraro pianta l'albero, c'ha il cassonetto di fronte, fanno benissimo a lamentarsi. Però ripeto, noi da questo punto di vista abbiamo detto molto chiaramente fin dall'inizio: o tutte e tre le istituzioni fanno quadrato rispetto a questa situazione e intervengono in maniera strutturale, perché non basta soltanto il piano rifiuti che non viene approvato, no, che non viene cambiato da 8 anni e doveva essere aggiornato un anno dopo, perché Mala Grotta è stata chiusa il 1° ottobre del 2013. Servono interventi strutturali mano a mano che comunque, e io spero in maniera molto più celere rispetto alle tempistiche ordinarie, vengono realizzati gli impianti, no, per mettere in sicurezza la città. Però nel frattempo servono dei provvedimenti strutturali che intervengano per fare in modo che i rifiuti poi abbiano uno sbocco, perché ripeto, se la città, se Roma Capitale non sa dove portarli a smaltire per il momento, è chiaro che i rifiuti rimangono in strada. Posso fare un'osservazione? Sì. Però è anche vero che ogni tot siamo qui a dire sempre le stesse cose. Infatti, l'assessore, secondo me, ha detto parole di grande serietà. La ringrazio. E io però vorrei farle questa osservazione, partendo da un punto. Il sindaco Raggi diventa sindaco di Roma con un'amministrazione del Movimento 5 Stelle in un deserto
della politica romana. Vorrei solo ricordare, per chi magari se lo fosse dimenticato, che la sinistra romana è riuscita nel capolavoro di eleggere un sindaco e essa stessa recarsi dal notaio, raccogliere le firme e cacciarlo. No, perché, nel senso che Marino era il sindaco eletto dai romani, voluto dalla, candidato dalla sinistra romana e dalla sinistra romana mandato a casa con una raccolta di firme dal notaio, dei consiglieri. Un po' di schizofrenia. No, questo solo per la cronaca di quello che c'è. Ricordarsi la verità storica della città. Ora, però, assessore, lei ha detto parole, e tra l'altro lei ha anche detto una cosa che io apprezzo molto. Voi avete scelto diverse volte per gli amministratori di questa città, delle municipalizzate, dei profili di competenza professionale e alla fine, come nel caso dell'AMA, avete scelto un profilo più politico. Ora, la mia domanda è questa, assessore. Siccome il numero di cambi della Giunta è stato molto grande, adesso, dopo 3 anni di amministrazione, anche voi vi state rendendo conto che governare è una brutta bestia e che quindi, quando dai banchi dell'opposizione ci si rivolgeva a quei disgraziati che momentaneamente facevano il sindaco, l'assessore o il ministro nei governi precedenti, dicendo voi non sapete fare niente, andatevene il prima possibile, la partita è un po' più complicata? Ma guardi, innanzitutto complicato, quello che ho detto prima, tenere a posto i conti non lo è per niente. Nel senso, basta soltanto volerlo fare. Noi ora abbiamo un ottimo assessore al bilancio, Gianni Lemmetti, che sta facendo comunque un'operazione su quello che io chiamo il muro portante dell'amministrazione, il bilancio. Oggi noi non abbiamo più le falle che c'erano prima, stiamo ricostruendo mano a mano tutti i tasselli. Chi segue comunque le nostre attività sa che piano piano stanno rientrando tutti i soldi che prima finivano in idrauliche strane. L'ultima di quest'estate, sapete, tutte le attività che stanno andando in porto rispetto alle tasse non riscosse rispetto agli albergatori, bed and breakfast, parliamo comunque di bei soldi perché siamo nell'ordine comunque 25 più 8 milioni più altri 35 li ha messi, mi pare, la procura con le sue attività che sono state parallele. Questa è la linea di base che noi rivendichiamo come, voglio dire, un vento che è cambiato. Poi ci sta anche quello che dice lei, però siamo, come dire, i cittadini sono anche un po' stanchi di vedere questa diatriba, questa polemica continua tra le forze politiche. Non stiamo cercando di aprire alle altre forze politiche, stiamo cercando di far comprendere che forse è bene che tutti quanti ci mettiamo insieme, no? Per portare delle istanze in maniera unanime alla città. A volte questa considerazione sta portando dei ragionamenti, delle riflessioni da parte di tutte le forze politiche. A volte, come ha fatto vedere lei all'inizio, i consiglieri comunali ieri hanno fatto, ma è politica. Io sono convinto che noi piano piano riusciremo a spingere queste forze politiche verso l'accettazione del cambiamento. Quindi avete fatto pace col fatto che governare non è semplice. Posso fare un commento? Abbiamo sempre detto che ci vuole una volontà. Se la volontà c'è, per fare le cose, poi le cose si fanno. Vabbè, è chiaro che cambiare Roma non si fa in poco tempo. Ma sono passati tre anni. Ah, ecco, aspetta un attimo, quanti ce ne vogliono? Esatto, guardi, io prima facevo riferimento a Milano. Milano l'emergenza rifiuti è durata forse qualcosa di più rispetto a Roma. I rifiuti erano un po' più alti. E Milano ci ha messo 10 anni. Io ho partecipato a un convegno in cui mi hanno fatto vedere i camioncini di Milano, verdi, bellissimi, stupendi. Quando siamo arrivati avevamo dei camioncini dell'AMA, oggi li vedete, molti sono nuovi, bianchi, no? Però avevamo camioncini di 14 anni, 16 anni. Io ero un bambino nel 90, a Milano non c'erano i topi però, cioè la situazione era diversa. Io me lo ricordo, c'erano dei problemi, però non c'erano i topi, non c'erano i cumuli di immondizia. Cioè, secondo me non è proprio lo stesso problema, quindi spero ci voglia un po' meno di 15 anni per risolverlo. Io non sono romano, infatti per quello che... Posso raccontare la situazione che abbiamo trovato sulle caditoie, sul sistema della raccolta delle acque? Anche lì c'è un disastro totale. Ha risposto benissimo, però mi sembra che dia molta attenzione ai conti, che secondo me è giusto, è importantissimo, e meno a rispondere probabilmente ai cittadini romani che vorrebbero dire ok, quanto tempo e come volete risolvere precisamente la situazione di oggi, cioè il fatto che il mio figlio non può andare a scuola, non vuole andare a scuola o viene mandato via dalla scuola perché non si possono aprire le finestre. Vi faccio un esempio, quest'estate come avete visto c'è stato un periodo in cui i rifiuti non sono stati raccolti per il problema che dicevo prima. Cioè si sono accorti benissimo. Perfetto. Nel momento in cui è arrivata l'ordinanza che la sindaca ha chiesto al ministro, e il ministro a quel punto ha fatto il tavolo con il presidente della regione e abbiamo avuto finalmente questo provvedimento, io per questo ringrazio gli operatori AMA,
la città è stata ripulita. Questo certo, dimostra, ci hanno detto, detto che il problema era anche la mancanza di mezzi. No, nel momento in cui noi abbiamo il sistema, la filiera che funziona, la città è pulita. Purtroppo nel momento in cui la città non riesce a raccogliere, è chiaro che poi dopo il sistema va in tilt e recuperare la mancata raccolta. Se non si mette mano, è ovvio che fra 15 giorni riandremo in tilt. Vabbè, allora la situazione rifiuti è una situazione ciclica purtroppo in Italia. Io il tema Milano fu affrontato con soprattutto un grande sforzo della raccolta differenziata, quindi Milano fece davvero un grande sforzo. Però io a Roma sa che devo cambiare quartiere mia differenziata adesso, perché non c'è un buon paragone. Allora, Milano era messa dico che comunque e all'epoca era gli anni 90, si fece fare un inceneritore a anche con recupero di energia, una serie di cose che erano tecnologie che allora erano considerate avanzate. Oggi ovviamente ci sono tecnologie molto innovative e quindi le fabbriche dei materiali, come si chiamano oggi, per il recupero di tutte le materie è una cosa del 2019, siamo adesso. Roma soffre il fatto che da quando è stato chiuso nell'ottobre 2013 la discarica di Malagrotta, che era uno scandalo europeo, nel senso che per anni si era buttato tutto lì dentro e quindi il problema certo era risolto perché c'era uno sversatoio che è il più grande d'Europa. Da allora, prima Marino, perché va dato atto che anche Marino ha tentato di fare delle cose. Infatti poi lo dice, ragione, io la soluzione oggi lo dice, l'avevo trovata, avrebbe portato ricchezza come in America. Poi in realtà oggi è facile a dire... A posteriori. Loro hanno trovato una situazione disperata, sicuramente. La città, io non penso solo ai, rifiuti, penso al fatto che si scopre dalle inchieste che ci sono operatori che danneggiano le scale mobili delle metropolitane per far saltare il sistema in tilt. Quindi Roma in realtà ha vissuto per anni un meccanismo in cui si cercava di arrivare all'emergenza, perché poi con l'emergenza tu affidavi tutti i lavori direttamente senza nessun controllo a prezzi esorbitanti, e loro hanno voluto, e secondo me questo è il merito principale che ha l'amministrazione attuale, cercare di portare moralità, regole e legalità in una zona, in una roba che era completamente abbandonata. Questo è un dato che è un merito obiettivo. Detto questo, è evidente che però se tu fai le cose con grande spirito di legalità e poi non riesci a garantire i servizi, la gente si ribella a prescindere. E questa è la sfida che hanno di fronte, in cui devono avere l'appoggio della regione, perché è evidente che se no il comune può anche raccogliere e non sa dove andare a collocare questi rifiuti. E il governo nazionale, non tanto il ministro dell'ambiente, perché devo dire questa roba poi, il ministro dell'ambiente non ha i poteri per fare chissà quale intervento, deve essere il presidente del consiglio, cioè l'interlocutore vero del comune di Roma è il governo in quanto tale, è il presidente del consiglio di un programma che loro hanno fatto dove hanno messo il tema la capitale d'Italia deve avere un'attenzione particolare, non fosse altro perché la capitale d'Italia svolge una serie di funzioni che non sono solo quelle dell'amministrazione. È vent'anni che lo si dice, e però c'è anche una legge di Roma Capitale che fatto lo legge, Stato si è accollato il... Quindi sicuramente che loro abbiano colto l'esigenza di avere un'attenzione più politica, che non puoi fare solo la call generica, credo che è un elemento di crescita nella vita quotidiana. Il Movimento 5 Stelle io credo che è quasi è stata una start-up innovativa da un punto di vista di come organizzare una nuova forza politica. Bisogna fare in modo che, in questa evoluzione riesca a dare una risposta. Io mi auguro che ci sia una risposta netta e che ci sia un intervento anche del governo nazionale vero, come dice lui, da vent'anni dichiarato, realizzato. Fatemi sentire anche Sofo, perché insomma non è casuale che oggi appunto ci sarà questo sit-in, questa mobilitazione dove ci sarà anche Salvini, no, in Campidoglio. Sì, esatto. Allora, io personalmente non credo che questa situazione sia attribuibile interamente alle colpe della Raggi o del Movimento 5 Stelle. Pecoraro Scanio diceva una cosa molto, molto interessante a proposito proprio delle emergenze rifiuti che noi vediamo adesso a Roma, ma che si sono viste molte volte in Campania e in Calabria, dove spesso vengono create proprio per spingere poi le istituzioni a intervenire con soldi in più e quindi per fare più profitti poi per chi deve gestire queste situazioni. Il problema però è uno, ed è qua la colpa che secondo me ha il Movimento 5 Stelle, che non si può dire
il Movimento 5 Stelle si è trovato una situazione disastrosa, perché il Movimento 5 Stelle si è presentato alle elezioni romane ed è stato votato dai romani proprio perché si sapeva la situazione disastrosa di Roma e loro, diciamo, affrontando tutto il resto dello schieramento politico che aveva governato Roma fino a quel momento, hanno detto votateci, ci pensiamo noi con un'azione di rottura. Ora, quando tu ti presenti soprattutto a livello amministrativo a governare un territorio, tu ti devi presentare sapendo qual è la situazione di quel territorio e sapendo come risolverla. Il problema che io individuo anche dalle parole dell'assessore oggi è che loro sono arrivati sapendo, diciamo, una situazione, però si ritrovano che in realtà non hanno ancora trovato quali sono le soluzioni per governare questo problema. Allora qua c'è un fallimento della politica di governo di chi sta governando appunto questo territorio, cioè il Movimento 5 Stelle e la Raggi. E a questo punto tu devi fare due cose: se tu non riesci a governare un problema, ci sono due soluzioni: o ti dimetti dicendo non so, scusatemi, non so come governare questo problema, o ti dimetti dicendo guardate, scusate, io saprei come governare questo problema e vi dico come, però non me lo fanno fare. Delle due l'una, però a questo punto, se tu non riesci a risolvere il problema, perché poi il risultato è che i cittadini si ritrovano montagne di spazzatura sotto la finestra, a questo punto devi anche trarne le conseguenze con una coerenza politica. Calabrese. Sì, la ringrazio. Allora, vorrei aggiungere, evidentemente non tutti ricordano che la nostra amministrazione a marzo del 2017, quindi a 7-8 mesi dall'insediamento, ha presentato un piano di gestione dei materiali post-consumo, così fu chiamato comunque, insomma, il piano rifiuti 5 Stelle. All'interno di questo piano ci sono tutta una serie di azioni, tra cui la realizzazione anche di impianti. Due impianti di compostaggio sono già, credo che abbiano già superato la fase autorizzativa da parte della Regione Lazio, quindi non è vero che l'amministrazione non ha fatto nulla. Ci sono anche altre politiche all'interno di quel piano, anche politiche di riduzione, però qui torniamo al discorso degli amministratori che abbiamo scelto con Kohl. Vi faccio un esempio banale: voi avete visto tutti quanti la fila che c'è oggi nelle nostre fermate metro per il conferimento delle famose bottigliette di plastica. I romani sono pronti, non vedono l'ora, cioè stanno lì, se ci fosse una gara partirebbero tutti quanti in massa per riciclare. Abbiamo chiesto ai nostri amministratori di mettere in ogni mercato un banco di AMA per fare la stessa cosa, per fare in modo che i romani possano conferire rifiuti. Diventa anche un presidio dove l'AMA entra nei territori, comincia a parlare con le persone, a spiegare, perché a volte le cose vanno anche spiegate. Se un giorno c'è una mancata raccolta, l'operatore spiega il perché, magari il cittadino capisce. Ma perché no? Vi hanno detto di ci no. Stanno detto di no. Allora, capite che a questo punto diventa, e le politiche, io vengo anche dalla Commissione Ambiente, ero uno dei commissari della Commissione Ambiente, diventa, hanno detto di no perché, diventa di, scusi, beh, perché diciamo, ci sono delle situazioni difficili, secondo loro c'erano delle situazioni difficili da gestire. Diventa poi un problema affidamento a privati, quindi poi si perde la plastica, non si è capito bene, ma anche, voglio dire, se andasse a dei privati questa plastica, o comunque il Corepla, insomma, non è che sono dei soggetti estremi, mi lasci finire, comunque parliamo di qualche tonnellata all'anno. Roma produce qualcosa come 200-250 tonnellate, 1000 tonnellate di plastica all'anno. Quindi sono considerazioni, evidentemente, dei pretesti che mano a mano, vi ho portato un esempio. Quindi la nostra difficoltà, io capisco tutto, però forse va anche cambiata la mentalità a tutti i livelli. E quindi anche i nostri amministratori che fino ad oggi erano ai vertici delle varie aziende, devono comprendere. C'è anche un altro aspetto da dire. È arrivata una normativa dalla parte della Comunità Europea dove oggi non si guarda più soltanto al riciclo da parte, no, dell'utenza, si guarda al tasso di riutilizzo che diventerà un elemento chiave. Stiamo andando in questa direzione. Ma su questi impianti quando saranno pronti? Esatto, due impianti di compostaggio ovviamente adesso siamo stati autorizzati. Sono d'accordo con il collega Sofo, però secondo me ha messo molto bene le alternative, cioè miracolo, o è andata male per incapacità o per qualcuno ha bloccato, ma cos'è andato male? Perché io non riesco ancora a capire dopo molti suoi interventi perché oggi siamo messi così. È un'incapacità della giunta, sono i poteri forti che l'hanno bloccata, cioè oggi c'è una crisi, 3 anni fa voi siete saliti al potere dicendo risolveremo la crisi, oggi c'è ancora, forse anche peggio di prima. Quindi sono d'accordo con Sofo che ci sono delle responsabilità e non riesco a capire dal suo intervento se lei assume le responsabilità o dice è colpa di X, Y, Z, quindi
nulla stia risolvendo così, quindi ci dimettiamo. Comprendo che sia semplice parlare di colpe, parlare di responsabilità. No, però penso un cittadino a casa vorrebbe capire. Ho fatto un esempio molto concreto. Qui stiamo parlando di un sistema che è regolato rispetto a degli interessi che ad oggi vedono praticamente su tutto il territorio nazionale un affare per 150-200 euro a tonnellata. Noi siamo in grado di poter dimostrare che, tra l'altro rispetto ad attività già presenti in altri territori, invece di pagare, quindi con i soldi dei cittadini, per smaltire tutti questi soldi a tonnellata, e Roma produce 1.800.000 tonnellate all'anno, si può essere pagati. Allora, questa cosa qui dovrebbe far capire che c'è un interesse che ostacola in qualsiasi modo. È chiaro, è noi anche, non arrediamo neanche di un millimetro. È corretto il discorso che lei sta facendo, ma non è più possibile vedere una città che non ha un decoro, perché sotto il punto di vista del decoro, diciamo, dovete non fare è uno sforzo nello stesso tempo per vedere la pulizia. Abbiamo cercato di convergere con le altre istituzioni, soprattutto con la regione, ve l'ho ripetuto anche prima. Ma se fosse i primi sei mesi della giunta, le direi la ragione. E che mi pare che ormai siano tre. Tra l'altro, assessore, una battuta velocissima. Che riflessione le viene di fronte al fatto che una serie di professionisti riconosciuti tali nei loro settori di competenza, sulle due aziende più delicate di questa città, cioè ATAC e AMA, professionisti scelti da voi, in ripetute occasioni hanno dovuto lasciare o sono stati incoraggiati a lasciare? Questo lo dico perché il tema della competenza nel fare le cose non è un dettaglio. Ora, io non sto dicendo che avevano ragione loro. Non so nemmeno se avete ragione voi. Constato che un numero ormai rilevante di professionisti si sono cimentati in queste sfide e nel giro di pochi mesi se ne sono andati. Che riflessione le viene su questo? Perché le ribalto la riflessione. Noi abbiamo un nuovo amministratore da 2 anni, ATAC Simeoni, che sta dando prova, che segue le direttive comunque del socio, quindi dell'amministrazione, che a sua volta ha la delega dai cittadini e ha portato dei grandi risultati. Quindi è possibile. È un problema di management e non è un problema, tra l'altro, di pubblico privato. Quindi non è autonomo, fatto di autonomia. Ci si mette una persona che poi deve fare quello che dice l'amministrazione. Deve avere la capacità di farlo. Non può avere una sua visione, e diciamo, secondo la sua che ha dimostrato di avere tutte le capacità, perché comunque l'azienda ha... Secondo me, io quello che intravedo nelle parole dell'assessore è il fatto che in certi casi i tecnici, o per una attenzione ad alcuni dettagli, o perché collegati involontariamente o involontariamente a un modo di gestire del passato, potrebbero non essere in sintonia, perché è chiaro che alcuni, che ne so, Salvini vuole un inceneritore in ogni provincia, è chiaro che la lobby degli inceneritori è contentissima e subito vuole dare fuoco a tutti, fa i soldi. Loro tentano una via talmente innovativa che è molto rischiosa, perché tutta una serie di settori tradizionali perderebbero tanti soldi. Certo, converrai che tra gli inceneritori e le immondizie per strada, quasi meglio gli inceneritori. No, ma il tentativo è sempre quello, di creare l'emergenza in cui tu sei esasperato e sei disponibile a pagare pure la malavita organizzata purché ti tolgono l'immondizia. Il concetto è non dover arrivare a questo dramma. La campagna ha fatto l'inceneritore, ha risolto il problema dei rifiuti? No. No, ma io dico che visto quello che diceva... Non è l'inceneritore che risolve. Il problema è una rete integrata di impianti in maniera strutturale. Sì, però nel frattempo... Avvia un'economia. Assessore, nel frattempo bisogna dare la città pulita. È quello che ho detto prima, nel senso, perché nel frattempo che si costruiscono impianti, se no si risolgono. Messa in sicurezza. Posso dirle una cosa? Il cassonetto non aiuta nel frattempo. Posso... una certa gestione più ragionevole delle cose l'ha consentita, però. Adesso che devi andare in manutenzione, lo sapete. Ci servono altre tre trasmissioni se vogliamo entrare nel dettaglio. Io vi garantisco, i generatori non risolvono i costi assurdi. Ma io ho vissuto il tentativo di creare l'emergenza a Napoli, che volevano altri 3 inceneritori. Conosco bene la materia. Dopo le inchieste hanno dimostrato. Vi prometto che faccio una puntata a settimana su questi temi. Io vorrei dire che, poiché siamo in autunno, il cambiamento climatico è sempre più accentuato, visto che siamo in un settore, come dire, che comunichiamo non ai cittadini. No, spieghiamo che l'anno scorso ne abbiamo avuto una tempesta tropicale in questo periodo che ha fatto morti dalla Sicilia fino a Belluno. Ricordate il milione di alberi buttati giù? Allora, una raccomandazione ai giornalisti. Negli allarmi che ci saranno perché il clima è cambiato,
non chiamiamo maltempo le tempeste tropicali. Vabbè, non lo chiamiamo. No, la cortesia. Pensavo c'entrasse Calabrese. No, no, è una piccola raccomandazione. Noi facciamo di, una battaglia parliamo contro il maltempo da anni, parliamo anche al telegiornale. No, parliamo di rifiuti. Sì, quando sì, tu gli dici maltempo, uno si prende l'ombrello. Quando gli dici tempesta tropicale, capisce che un albero gli può cadere in testa. Vabbè, questa non è responsabilità. No, in questo caso non c'entra lui. Io ringrazio. Sì, il concetto della comunicazione. Ringrazio l'assessore. Adesso andiamo in pubblicità, che sono in ritardissimo. Poi vediamo. Vediamo come si sblocca. Si sblocca. Sì, prometto che tornerò in trasmissione con risultati. No, speriamo. Ce lo segniamo. Ce lo segniamo. Grazie, no, risultati pubblicità. Rispetto al lavoro che va fatto con le altre forze politiche che governano altre istituzioni. Grazie. Allora, torniamo un po', avendo fatto un giro, siamo partiti dall'Europa, dai migranti, siamo arrivati a Roma, torniamo in Europa, perché volevo sapere da Andrea Venzon, presidente di Volt, che appunto è molto in Europa, qual è la percezione appunto di poi tutto quello che sta accadendo nel nostro paese, compreso il cambio di governo. Compreso il cambio, sicuramente, e credo che questo sia abbastanza ovvio, c'è stata un po' una, diciamo, una ripartenza dei rapporti tra l'Europa e l'Italia e diciamo un po' di fiducia extra per il nostro paese, sia per il governo sia per i toni, un po' di flessibilità. Un po' di flessibilità, ma anche proprio di idea, ok, ripartiamo. Sono stati 14 mesi bui, l'Italia è una colonna portante dell'Europa, è la terza economia al momento dell'uscita del Regno Unito. Quindi comunque dobbiamo lavorare assieme, non l'abbiamo fatto bene prima, ora proviamo a rifarlo. Questo è un bene, ovviamente. Io credo che però sia fondamentale che a questi toni poi seguano le azioni. Per esempio c'è stato il famoso accordo di Malta, i cinque governi volontariamente sono messi a disposizione di distribuire i migranti e così via. Io non sono contento da cittadino italiano. Perché, ovvio, meglio che nulla, ma non voglio che i migranti vengano distribuiti volontariamente. Io voglio che ci sia un tavolo di lavoro serio per riformare il sistema degli asilo e dei rifugiati. Io voglio che tutti partecipino a questi tavoli di lavoro. E secondo me manca ancora un po' questo passo in Europa. Cioè, sì, migliora la situazione, la gente è più disposta ad aiutarci, ma io non voglio la carità, voglio le istituzioni che lavorino con l'Italia, per l'Italia o anche per altri paesi, su altri campi. Quindi, diciamo, speriamo bene, incrociamo le dita, secondo me c'è ancora molto da fare. Tutti quei ragazzi che hai visto in piazza venerdì scorso, no? In tante città europee, te le aspettavi tu che da un po' lavori, diciamo, su quel fronte anche, no? Perché il tuo è partito come un movimento, sì. È fatto, composto da ragazzi, perché so, guarda, quanti io anni me l'aspettavo, hai tu? 20... Io 27. 27. Io me l'aspettavo perché secondo me c'è una voglia di partecipazione giovanile, c'è voglia di prendere in mano il proprio futuro, se la mettiamo in modo semplice. Perché, diciamo, una persona cresciuta durante la crisi economica, che ha visto sistemi che non funzionano, ha visto crisi di migranti, ha visto appunto i nuovi sintomi del cambiamento climatico ignorati per molto, dice beh, io devo, in questo mondo ci devo stare altri 70-80 anni, quindi non voglio aspettare, voglio cercare di risolvere i problemi adesso. Quindi la partecipazione c'è. Quello che io voglio vedere però è che questa partecipazione venga tradotta in proposte concrete, in cambiamenti legislativi, in pressione politica su alcuni partiti, non per forza in un partito politico, perché vabbè, io ho scelto la via politica, molti altri hanno una scelta, ma ci sono anche molti ragazzi che dicono io non voglio fare politica attiva, però almeno bisogna fare in modo che quando un milione di persone si trovano in piazza chiedano un disegno di legge, tre disegni di legge, perché così si può provare a risolvere il problema. Io la mia paura è che queste grandi manifestazioni poi non portino a cambiamenti concreti. Non portano a cambiamento? No, io spero che lo facciano, però ad oggi ormai è un anno che si va avanti con le marce e io non ho ancora visto un cambiamento forte. Sì, si parla di più, c'è più coscienza del problema, però io vorrei la stessa mobilitazione sui diritti delle donne, la stessa mobilitazione sui migranti, la stessa mobilitazione sulle tasse e una richiesta concreta, perché secondo me c'è tanta gente di buona volontà, tanti giovani di buona volontà in questo paese e noi dobbiamo chiedere un cambiamento. Roberto, come la vedi tu? Cioè, ci vorrebbe una Greta per ogni tema? Perché insomma poi alla fine parliamo di questo, no? Di qualcosa che è partito con una ragazzina che metteva un cartello. Io credo che all'età di Greta e di tutti i ragazzi che sono andati in piazza sia il diritto
assoluto di essere radicali e di dire anche qualche volta delle sciocchezze, però ne diciamo tante noi sopra i 40. Esatto. Che... Il mondo ha un sacco di problemi sul versante del climate change ambientale. Nel frattempo, il secolo che abbiamo alle spalle, oltre ad averci consegnato due guerre mondiali e un'altra serie infinita di conflitti che hanno fatto centinaia di milioni di morti, è stato anche però il secolo nel quale abbiamo inventato il computer, raddoppiato la durata media della vita degli abitanti del pianeta e portato la popolazione mondiale a un numero, il numero di miliardi che mai avremmo immaginato di arrivare. Quindi diciamo, il tempo che abbiamo alle nostre spalle ci consegna oggi molti problemi, penso al continente di plastica, all'incrocio delle maree tra il continente africano e quello americano e così via, ma ci consegna anche una serie di grandi speranze. Per esempio ci consegna una capacità tecnologica di fare cose inimmaginabili fino a pochi decenni fa. Per cui, però all'età di Greta il diritto ad essere radicali e tranchant anche con quel viso un po' duro che ha Greta, secondo me è sacrosanto. Quindi fanno bene i ragazzi a porre le cose in modo radicale. Certo, ci sono altri temi, però io credo, e ho finito, che la generazione di Greta fa bene a scegliere quel tema come il tema da porre alle classi dirigenti del mondo. Dopodiché la realtà non è così drammatica come la mettono giù loro, anzi probabilmente è molto lontana da quel livello di drammaticità. Però viva la radicalità dei sedicenni. Posso rispondere a questo? Ma, velocemente perché devo chiudere e sentire ancora Sofo. Ovviamente nella narrativa vengono messe delle tinte molto scure su alcune tematiche. Però ricordiamoci che, e questa è la scienza ed è l'ONU che lo dice, che se tra 8 anni non ci sarà un cambiamento, un'inversione delle emissioni, sì, tra l'ONU 100 anni... L'ONU ha scritto nei suoi documenti una quantità finire una di cosa, fesserie negli anni questo, monumentali. Mi faccio finire Vabbè, una cosa, sì. Però tanti scienziati lo dicono, non solo l'ONU. Mi faccio finire una cosa. Il tema non è soltanto il cambiamento climatico che sembra astratto, il tema è che io mi ricordo 10 anni fa a Milano c'era la neve, è una cosa molto personale, non c'è più. Per Milano non è un grande problema, anzi. Però anzi. Per le comunità montane se tra 10 anni non c'è più la neve vuol dire distruggere un ecosistema lavorativo e sociale. Certo. Il sud Italia se tra 20 anni ci sono 5 gradi in più, 3 gradi in più vuol dire basta turismo, basta agricoltura. Quindi sono temi molto importanti socialmente, quindi non gli... Eliminerei dicendo sì, è importante per la coscienza, no, è importante per le nostre tasche. Sofo, una battuta, arrivo, poi concludo con Pedro. Una battuta anche su questo fatto di Greta. No? Alcuni giorni fa Cacciari ha detto è sbagliato perché Greta semplifica troppo, così come Salvini semplificava con la immigrazione. No, io penso che l'ambiente sia un tema effettivamente molto serio, politico, ma penso che le Greta di turno siano degli strumenti utilizzati per, diciamo, fuorviare il tema. Mi spiego. E non si può affrontare la questione dell'ambiente pensando che la soluzione sia eliminare e anche la bottiglietta di plastica e utilizzare la borraccia, diciamo, riutilizzabile. Il problema è un altro. Come possiamo pensare di risolvere il problema ambientale in un mondo di globalizzazione sfrenata dove piuttosto che prendere l'arancia dalla Sicilia quando tu sei in, che ne so, a Roma, te la prendi dall'altra parte del mondo. I trasporti incidono tantissimo, l'industria, l'allevamento intensivo, sono queste le cose che stanno facendo l'inquinamento, ma questo è figlio di un modello economico che noi stiamo sponsorizzando. Non possiamo sponsorizzare un modello e poi dire che non ne vogliamo le conseguenze. È chiarissimo. Lei è d'accordo con i dazi? No, adesso i dazi no, Pecoraro. Io sono d'accordo, per esempio, col chilometro zero, sì, ad esempio. Sì. Ma guarda, invece, mi ricordo i prodotti dall'altra parte del mondo. Sì, chilometro meno, Venzon. Allora, guarda che su queste cose sono esattamente le cose che chiede anche il Movimento Mondiale sul tema del cambiamento climatico. Hai detto delle cose, come dire... però nei fatti allora lamentiamoci se poi l'America mette i dati chilometro zero si produce ma il chilometro zero non è il tema che devi comprare solo le cose tue, il tema che è ovvio che è più normale che io compro le cose vicine che non le cose che arrivano lontane, che soprattutto le cose fungibili non le devo comprare, cioè non devo comprare la mela che mi arriva da 10.000 km Bravo. Quando ho quelle deve locali deve comprare la mela dell'AIS. Compriamo la mela sabato e domenica. Ci tengo, i piccoli gesti tipo usare una borraccia non è che risolve il problema del mondo, ma però, io usando tutta l'estate la borraccia ho risparmiato centinaia di bottigliette di plastica. Quindi sono i piccoli gesti e le grandi scelte. Allora, il cambiamento climatico è una priorità
Grazie perché Pecoraro. Altrimenti anche per l'assist sulla mela, perché qui ci tengo veramente, il sabato 5 e domenica 6 ottobre torna in tutte le piazze la mela di AISM, basta pochissimo insomma per portare a casa un buonissimo sacchetto di mele che fa anche bene e soprattutto aiutare la ricerca italiana sclerosi multipla, che io lo ricordo sempre perché da anni poi in particolare sono impegnata con questa associazione. Riguarda molto spesso le donne, le giovani donne, anche i bambini, quindi è importante aiutare la ricerca e dare un segnale in più. Grazie mille, ho fatto tardi, mi scuso con Andrea Pancani, arrivederci, grazie a tutti gli ospiti.